Trapollo alla Provenzale, birra transalpina, è stata la Francia quest'anno a dare il via alla 17ª edizione del Mercato Internazionale di Arezzo, evento che riunisce culture e sapori da tutto il mondo. Sei benvenuti in Arezzo! È la diciottesima edizione, anche se sono 20 anni che abbiamo iniziato con questa bella avventura, è maggiorenne, diciamo così, e comunque ecco, è sempre un evento che attira tanta gente, tanta curiosità, perché poi alla fine il mix è quello che ha funzionato in questo territorio, è queste specialità che vengono da tutte le parti, a questo punto un po' del mondo, non sono più europee e quant'altro, unite invece alle nostre eccellenze, hanno fatto sì che questo mercato fosse un mercato particolare e quindi è un mercato sentito sicuramente anche da molte persone che vengono da fuori. Noi sono già almeno 3 mesi che riceviamo le telefonate per avere la conferma della data e soprattutto la conferma che questo evento venga fatto. Per noi è un evento molto importante, sicuramente con questo grande evento, come sempre, le ricadute sono per tutta la città. 195 gli espositori stranieri provenienti da 35 paesi e 90 quelli del territorio per 3 km di passeggiata del gusto. Ovviamente, avendo la delega alle attività produttive, mi interessa molto questo particolare. Il fatto che un terzo di operatori sia proveniente dal territorio, comunque dalla provincia, è un fatto importante, un fatto che dimostra anche una certa sensibilità da parte degli organizzatori, perché è bello, vero, tutti i paesi del mondo rappresentati, ma è altrettanto bello che sia rappresentata il territorio, le nostre eccellenze, le nostre peculiarità. Insieme al cibo non mancherà l'intrattenimento tra gli stand nel cuore della città. Sabato 12 ottobre alle 21 in piazza Sant'Agostino il concerto gratuito del gruppo Umagroso. Ad ingresso libero e gratuito, grazie al contributo dei commercianti di Piazza Sant'Agostino che hanno creduto in questa manifestazione e che collegheranno il mercato a questa bella serata di musica. Grazie mille.